Parto con la registrazione. Mi controlli se è partito il rosso là dentro? Prima non c'è la Ok. Allora, bene, benvenuti. Diciamo che è un bel momento che aspettiamo sempre con tanta passione perché i ragazzi in questi anni ci hanno dato tanta soddisfazione nel partecipare a questo consiglio comunale. Tutte le volte che si insedia poi il consiglio comunale, mi piace ricordare una cosa ai ragazzi. Quello che vi avvicinate a fare adesso con questo consiglio comunale, non è un gioco, nel senso che non dovete prenderlo come tale, ma dovete utilizzare lo stesso entusiasmo con cui affrontate il gioco. Dico non è un gioco perché attraverso questo piccolo consiglio comunale che vi riguarda, si può fare una cosa di cui tutti quanti sempre ci lamentiamo, cioè le cose non cambiano mai, non si possono cambiare le cose, eccetera. Invece con questo consiglio comunale che voi avete in mano, qualche piccola cosa per cambiare quello che non vi piace o quello che preferireste vedere, avete gli strumenti per farlo. È quello che succede nel Consiglio Comunale, quello ufficiale, ma questo potete farlo anche voi. Per cui quando vi sedete poi a questo tavolo, ma anche diciamo quotidianamente, voi cercate di pensare come vorreste che le cose fossero diverse. Come potete cambiare un po' il vostro paese, come potete cambiare un po' la vita che fate ogni giorno e pensate se si può effettivamente fare qualcosa attraverso questo strumento per poterlo cambiare. Noi questo ci aspettiamo dal Consiglio e devo dire che in questi anni qualche soddisfazione l'abbiamo anche avuta, però dovete essere ancora più esigenti, dovete usare un po' di più e venire a fare anche delle proposte sempre più sfidanti anche per voi. Quindi spero che, come dicevo prima, affrontiate questa cosa con serietà ma con l'entusiasmo del gioco. Insomma, divertitevi e fatelo a modo vostro. Allora, incominciamo. Allora vi spiego intanto. Siamo seduti noi in questo momento perché in questo momento non si è ancora costituito il Consiglio. Dopo la nomina, di fatto siete voi consiglieri e il sindaco diventa il presidente anche del Consiglio, quindi il nuovo presidente mi sostituirà. Allora iniziamo. Visto e richiamato il regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Azzano San Paolo, numero 17 dell'8/10/2018, che disciplina le modalità di elezione del Consiglio e del Sindaco dei Ragazzi, dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 6,1 del suddetto regolamento, il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da consiglieri coincidenti con i rappresentanti di classe, in numero di due per ogni classe di entrambi i generi, eletti fra gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Azzano San Paolo e che il sindaco viene individuato ed eletto tra i suddetti consiglieri, preso atto che nei termini stabiliti dalla dirigente scolastica sono svolte presso la scuola secondaria di primo grado le elezioni dei rappresentanti di classe che, come previsto dal regolamento, ricoprono anche la carica di consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, preso atto pertanto che i consiglieri risultano essere 20 e segnatamente Pierozzi Adam, classe prima sezione A, Regonesi Daniela, classe prima sezione A, Cattaneo Diego, classe prima sezione B, Locatelli Nicole, classe prima sezione B, Simonetti Federico, classe prima sezione C, Tamborini Anna, classe prima sezione C, Bonaccina Sara, classe prima sezione G, Nozza Francesco, classe prima sezione G, Carissimi Lorenzo, classe seconda A. Goglia Alice, classe seconda sezione A. Ciccarelli Davide, classe seconda sezione B. Dezzordo Ilaria, classe seconda sezione B. Olla Francesco, classe seconda sezione C.
Vaglietti Chiara, classe seconda, sezione C. Rozzoni Filippo, classe terza, sezione A. Mazzola Mattia, classe terza, sezione B. Pusceddu Elena, classe terza, sezione B. Campara Mirko, classe terza, sezione C. Mazzoleni Sofia, classe terza, sezione C. Visto il provvedimento di indizione delle elezioni e delle elezioni del sindaco dei ragazzi e delle ragazze prevista per il giorno 24 gennaio 2024, preso atto che nei termini previsti sono state presentate 6 candidature alla carica di sindaco dei ragazzi e delle ragazze da parte di Carissimi Lorenzo, classe seconda A, Cattaneo Diego, classe prima B, Gogli Alice, classe seconda A, Locatelli Nicole, classe prima B, Simonetti Federico, classe prima C, Tamborini Anna, classe prima C. Preso atto che l'elezione del sindaco dei ragazzi e delle ragazze si è regolarmente svolta il 24 gennaio 2024, visti gli esiti trasmessi dal dirigente scolastica, depositati agli atti del Comune con protocollo numero 1310 del 29/1/2024, dai quali risulta quanto segue: elettori iscritti 231, votanti 215, voti validi 215, schede bianche 0, schede nulle 0, voti dei candidati: Federico Simonetti 140 voti, Lorenzo Carissimi 34 voti, Nicolò Catelli 16 voti, Alice Goglia 12 voti, Anna Tamborini 8 voti, Diego Cattaneo 5 voti. Pertanto, proclamo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze Federico Simonetti della classe prima C. Prego Federico, avvicinati. Vieni. Vieni, fai il giro. Allora, gli metti tu la fascia? Sì. Dal lato giusto. Spostati un pochino. Bravissimo. Allora, alza il braccio l'altro, no, giusto? L'altro. Esatto. Perfetto. Perfetto. Benissimo. Bene. Da questo momento sei il sindaco dei ragazzi e delle ragazze e sei anche il presidente del consiglio, per cui tu adesso ti siedi a questo posto e terrai la seduta, e a questo punto chiamerai gli altri consiglieri che prenderanno posto insieme a te qua al banco. Hai già sotto mano l'elenco, credo. Perfetto, quindi procedi con l'appello e man mano che rispondono all'appello si siedono e si vengono. Sì, parla lì dentro. Carissimi Lorenzo, seconda A. Prego. Sì, dove puoi? Siediti come preferisci. Regonesi Daniela, sezione prima A. Aspetta, il vice sindaco, siediti qua a fianco. Locatelli Nicole, sezione prima B. Diego Cattaneo, sezione prima B. Tamborini Anna, sezione prima C. Bonaccina Sara, sezione prima C. Nozza Francesco, sezione prima G. Goglia Alice, sezione seconda A. Ciccarelli Davide, sezione seconda B. Dezzordo Ilaria, sezione seconda B. Francesco Olla, sezione seconda C. Chiara Vaglietti, sezione seconda C. Rozzoni Filippo, sezione terza A. Colombelli Sabrina, sezione terza A. Pusceddu Elena, sezione terza B. Mazzola Mattia, sezione terza C. Terza B. Mazzoleni Sofia, sezione terza C. Campara Mirko, sezione terza C. Ma non ci sono. Vabbè, poi rifacciamo la prima volta. Quindi i posti ci sono. Se volete venire qualcuno anche da voi, mi qualche persona che mi porta. Io sto qui perché sono, sai, dovrei fare, faccio le veci del segretario comunale. Pure qua, sì. Posso iniziare il mio discorso? Buonasera a tutti. Mi chiamo Federico Simonetti e frequento la classe prima C dell'Istituto Comprensivo di Azzano San Paolo.
Vorrei iniziare il mio discorso ringraziando coloro che mi hanno votato come sindaco dei ragazzi e delle ragazze, ma soprattutto chi mi aiuterà a svolgere questo compito. I rappresentanti di classe e il vice sindaco Lorenzo Carissimi. Vorrei ringraziare il Comune che dà a noi ragazzi l'opportunità di avere questo importante organo scolastico. E infine vorrei ringraziare la professoressa Di Giorgio che diciamo che mi ha fatto da guida in questo grande percorso. Sono molto contento e onorato di poter svolgere questo ruolo che mi è stato assegnato e sono sicuro che mi aiuterà a crescere. Infatti sono pronto ad ascoltare e valutare tutte le proposte possibili. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Grazie. Adesso vi leggerò il programma che inizialmente è il mio programma che ha vinto e abbiamo aggiunto diciamo delle idee degli altri programmi di quelli che si sono eletti. Allora, come viabilità vorrei costruire un marciapiede che parte da via Sezzano e finisce alla rotonda, maggiore disponibilità al piedibus durante l'anno, una maggior cura dell'asfalto delle strade, come esempio via Cascina Maffeis, ampliare le piste ciclabili e ciclopedonali, ampliare i semafori in punti nevralgici, esempio centro sportivo, scuola elementare, aumentare la vigilanza negli attraversamenti pedonali e migliorare la segnaletica stradale, soprattutto nel centro del paese, in cui risulta consumata. Ambiente. Aumentare i cestini per la raccolta differenziata, aggiungere altalene al parco Avis, incremento dei defibrillatori, migliorare e creare spazi verdi anche per i cani, avere un'area wifi gratuito nel parco Baleno per poter avere la connessione durante le belle giornate e poter svolgere i compiti all'aperto anziché in biblioteca. Sport e tempo libero. Campo da calcio pubblico al centro sportivo. Campo da calcio al Parco Baleno, aumentare gli eventi dedicati allo sport, manutenzione di campi da tennis al centro sportivo, promuovere gli sport con poca considerazione come karate, judo, eccetera, incentivare dei servizi di supporto per gli anziani, trasferire il CAG in spazi più vicini al centro abitato e migliorare la palestra della scuola elementare, la pavimentazione. Istruzione, dipingere la scuola, potenziare il riscaldamento, la ristrutturazione dei bagni, la fornitura di armadietti per il materiale scolastico, sedie e banchi nuovi, ristrutturazione della scuola primaria, organizzare il ballo di fine anno per le classi terze, inserire le tende nelle aule che ancora non le hanno, insonorizzare l'aula di musica, creare un giornalino scolastico per gli studenti, sistemazione e parcheggio delle bici a scuola, attivare gli spazi per il dopo scuola. Cultura e spettacolo, cineteatro e cineforum per tutte le stagioni, organizzare uscite scolastiche per vedere spettacoli e mostre, promuovere laboratori teatrali per i ragazzi, incrementare le attività culturali per i ragazzi. Vedo che avete già accolto l'invito a essere ambiziosi, hai sfoderato un programma da 5-6 milioni di euro come niente, ma va bene, ti dico va bene perché devo dire che è tutto condivisibile, qualcosa c'è già in programma e quindi qualche risposta comunque verrà data alle vostre richieste, su altro invece dovrete lavorare voi stessi. Perché non siete qua soltanto seduti, dove siete qua anche per fare delle proposte concrete. Una cosa è dire cosa voglio e un'altra cosa è dire come faccio a realizzarlo. E adesso sempre in mano a te il consiglio e puoi dare tranquillamente come da programma la parola agli altri consiglieri che volessero, prima di tutto magari agli altri candidati, e poi gli altri consiglieri che volessero parlare. Quindi a te la parola intanto e dai via.
Invito il vice sindaco Lorenzo Carissimi a prendere la parola. Accenderlo. Sì, lì dove c'è l'omino. Grazie a tutti per essere qua presenti. È una bellissima cosa che Simonetti, Federico Simonetti è sindaco, perché sono sicuro che riuscirà a rispettare il suo incarico, a creare buone proposte per il comune di Azzano e realizzare le proposte dei ragazzi, sono sicuro di questa cosa. E grazie a tutti per essere qua. Invito a prendere la parola Cattaneo Diego. Io non ho nulla da dire perché è tutto perfetto. Il dono della sintesi. Allora, una cosa, se vuoi togliere la parola ma anche per spegnere gli altri, ci spegni da qua. Ok. Invito a prendere la parola Locatelli Nicole. Allora, come hanno già detto il sindaco Federico Simonetti e il vice sindaco, ringrazio tutti per essere qua e anche io sono sicura che il sindaco svolgerà il suo compito molto bene. Quando parlano gli altri, spegni tu, gira la telecamera e inquadra chi parla. Invito a prendere la parola Tamburini Anna. Secondo me Federico sarà un buon sindaco e anche Lorenzo sarà un buon vice sindaco. E invito anche gli altri consiglieri che vogliono prendere la parola a intervenire. Coraggio, avete visto un programma elettorale con delle idee, se volete commentare qualche idea, se volete dire se le condividete, cosa condividete, come vorreste vedere realizzato questo programma, se avete contribuito, quali sono le idee che avete portato voi. Coraggio, non c'è bisogno di aver paura qua, eh. Chi rompe il ghiaccio? Questo è un po' come se fosse, avete sentito parlare spesso in televisione, come se fosse il Parlamento. È il Parlamento fatto in piccolo, no? Dove siede il Presidente del Consiglio, quelli che poi diventano gli assessori sono i ministri e i consiglieri sono i parlamentari. Ed è un piccolo Parlamento, si usa la parola Parlamento perché si parla, perché parlando ci si scambia delle idee, si scambiano diciamo suggestioni e non bisogna aver paura di dire qualcosa perché si pensa no, magari è una cosa un po' troppo stupida o altro, perché proprio confrontandosi da una cosa che magari a qualcuno può sembrare stupida, in realtà può uscire anche un'ottima idea col confronto. C'è qualcuno che vuole intervenire? Ok. C'è da vedere quali saranno gli assessori, poi sceglieranno i nomi. Sì. Allora, poi naturalmente Federico chiederai ai consiglieri di che materia si vorranno occupare. Cioè voi avete diviso in sport tempo libero, istruzione,
Ecco, ogni consigliere può decidere su che cosa può, su quale materia vuole lavorare, ma anche specificamente su un singolo punto del vostro progetto. Io voglio occuparmi di istruzione e voglio occuparmi dell'organizzazione degli armadietti all'interno della scuola, visto che avete chiesto fornitori di armadietti per il materiale scolastico, voglio seguire io quel progetto. Ecco, quindi ognuno di voi poi sceglierà su che cosa vuole lavorare. Prossimo consiglio naturalmente porterete. Esatto, dicevo, prossimo consiglio naturalmente vi farete questo confronto e sceglierete poi a scuola cosa fare. Ok? Allora, segui il resto del programma che prevede. Invito a prendere la parola l'assessore all'istruzione Claudio Previtoli. Grazie Sindaco, sono troppo vicina. Esatto. Per prima cosa faccio i complimenti a tutti i neoeletti in Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, in particolare al Sindaco Federico e al Vice Sindaco Lorenzo. In questi giorni avevo già avuto modo di leggere la sintesi dei vostri programmi, visto che di fatto questo ha intrecciato i programmi dei diversi candidati, e vi ringrazio perché, come sottolineato dal Sindaco, ci sono già degli spunti di riflessione validi. L'aver istituito ormai da un paio d'anni il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze permette a noi, Consiglio dei Grandi, di poter leggere le necessità della nostra comunità attraverso uno sguardo nuovo, uno sguardo diverso, e poter così comprendere quali che sono i bisogni davvero di tutti, anche quindi dei più giovani. Sicuramente quest'anno le lezioni che sono tornate in presenza, visto che le ultime si erano svolte ancora con restrizioni legate al Covid, hanno permesso di darvi un assaggio di come funziona un sistema democratico, o meglio, di poter vivere l'esperienza, seppur in miniatura, di che cosa voglia dire votare. È stato molto interessante anche vedere che ben 6 ragazzi di voi, quindi 3 maschi e 3 femmine, abbiano deciso di mettersi in gioco per questa nuova esperienza e concretizzare così questo spirito di cittadinanza attiva. Devo ammettere che mi ha molto colpito anche la scelta del nome della lista, non so se vuoi metterla, sì. Rocco, che avete chiamato, penso sia quella di Federico, giusto? Azzano verso il futuro. Ecco, noi crediamo in questo strumento perché vogliamo dare a voi giovani l'opportunità di conoscere il territorio, di vivere la comunità e diventare domani gli adulti responsabili che poi gestiranno il nostro comune. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco uscente, che non è qui stasera, Alessio Candellero, per il lavoro svolto, la dirigente e la scuola, che ancora una volta hanno accolto con entusiasmo questa proposta, in particolare i professori Di Giorgio e Garattini, che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso e che li seguiranno anche dopo, e Rocco, il responsabile del settore istruzione, che ha seguito da vicino e organizzato le lezioni. Segretario, hai ragione. Ancora una volta rinnovo i complimenti e vi auguro un buon lavoro. Invito a prendere la parola la dirigente scolastica, dottoressa Maria Daniela Vitale. Grazie ai ragazzi, a tutti. Un percorso vissuto in questi mesi di scuola, che ha visto questi ragazzi impegnati, timorosi. Abbiamo avuto modo di vederli inizialmente anche un po' impauriti del fatto di mettersi in gioco e di comunque avere la capacità di dimostrare quello di cui, ecco, sono capaci e di proporre qualcosa che davvero sentono appartenente alla loro età per il comune in cui vivono.
La scuola ha sempre accolto con entusiasmo e sicuramente con un occhio molto attento questo progetto. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si interseca assolutamente all'interno dell'educazione civica. Educazione civica che è importante nella scuola e che consente a questi ragazzi di viverla concretamente, non solo con la teoria, sapere cos'è la democrazia, sapere come funziona un sistema elettorale, cosa significa ecco, un'amministrazione comunale, un Parlamento o altro, ma permette loro di comprenderlo vivendolo. Pertanto la scuola ha collaborato nelle persone dei docenti, che ringrazio anch'io, la professoressa Di Giorgio e il professor Garattini in primis, che hanno veramente accompagnato questi ragazzi in ogni momento di insediamento, di comprensione anche di quello che fosse e che sarà il loro ruolo. Complimenti anche per la scelta delle proposte che avete presentato, alcune delle quali vedrete che si concretizzerà presto. A livello scolastico e poi tante altre che sicuramente avrete modo di, ecco, di ragionare bene e soprattutto capire in che modo sia possibile realizzare o meno qualcosa di ciò che avete chiesto. Pertanto congratulazioni e cogliete sempre tanti frutti da queste esperienze, perché sono delle esperienze che vi faranno crescere, vi serviranno tanto anche nella vita, anche non solo di educazione civica, ma per essere bravi cittadini, per essere cittadini del territorio che vivete, quindi consapevoli, e allo stesso tempo come bella attività di orientamento a quella che è la vita, il percorso scolastico e le scelte lavorative del futuro. Va bene? Congratulazioni. Grazie. Se vuole dire due parole alla professoressa, il professor Garattini non c'è perché ha avuto un impegno. Buonasera, buonasera ragazzi e complimenti intanto a Federico per il ruolo che ha acquisito e niente, io voglio farvi complimenti anche per come avete sin dall'inizio intrapreso questo percorso e vi continuerò a incoraggiare sia io che il professor Garattini che oggi non può esserci, vi continueremo a supportare, a incoraggiare e ad aiutare in ogni necessità. Buon lavoro. Procederei chiudendo la seduta. Grazie mille a tutti, grazie mille per il tempo che ci avete dedicato e basta. Il microfono.